Ciao a tutti ragazzi, sono ND e bentornati sul mio canale con il bellissimo, ripeto bellissimo, perché è bello. Dai, è bello, non è brutto, non è brutto ragazzi, questo gioco non è per niente brutto, è molto interessante. E devo dire che è anche molto... Apri sta cazzo di porta. Che palle ste porte, ma perché non le aprono automatici, sono automatiche ste porte, il caspio. Lì c'è però il poliziotto merdoso, ma ne metto uno qua. Ne metto una guardia qua. Via. Devi sta qua. E devi aprire la porta e chiudere la porta. Basta, di fa nient'altro. Rompere coglioni. Che scassa guaguara. Che scassa guaguara. Guardalo. Guardalo, eh. Qui apre lui, ok. Dov'è la guardia che... Oh, stazionamento. Devi sta qua. Di apri e porte. Ok, allora dicevo, andiamo avanti con la missione, con la Polaroid ovviamente. Perché i requisiti che ha chiesto li ho più o meno fatti. Non tutti. Però vabbè. Capitolo 4. Condanna. Questo è pieno di tatuaggi. Ma che è sto tizio? C'è la ragnatela sul braccio. Ma dov'è la ragnatela? Dottor Walter Hertz. Questo posto è invivibile. Gli uomini vengono privati di ogni brandello di umanità. Addirittura. Madonna, come sei... Vengono trattati come bestie. Bestie! Senza che gli sia garantito il benché minimo rispetto. Non sorprendete come va tanto rancore. Questi umani non se lo meritano. No. Infatti. Sono bestie. Sono bestie! Invece sì, capitano. Nessun essere umano ne merita di essere trattato in questo modo. Se proviamo i Priviamo. Perché ho detto proviamo? Non lo so perché mi è uscito proviamo. Proviamo. I doni di ogni brandello di umanità. Facciamo che proviamo. Come possiamo aspettarci che obbediscano alle nostre regole? Beh, oddio. Come possiamo prendere che sto... Oddio, mi sembri uno di quei vecchietti che parla con tanta tranquillità, tipo... Come possiamo pretendere che sottostiano alle nostre leggi? Io sono ormai vecchio, capito? Non ci riesco. Così facendo non faremo altro che eliminare... Oddio, raga, è troppo... Che alimentare il loro rancore. Dobbiamo organizzare incontri, programmi di riabilitazione. Dalle tossicodipendenze attività e far sì che... riacquistino fiducia delle proprie abilità. Non capisci, dottore. Questo invece mi sembra uno di quelli... comando io, porco cagno! Comando io! Non sono esseri umani? No, che so, bestie. Che so. Povere bestie mentecatte. Detenuto Morgan, sveglia. Questo sta imbriaco già da 3 giorni. Sveglia. In piedi Morgan, hai visite. Riabilitazione. Tante volte. Tanto vale tentare di insegnare la matematica a una scimmia. Beh, beh. Non è proprio così, ma quasi. Non è proprio così, ma... Come ti chiami, figliolo? È uno di quei vecchi che va 2 all'ora, capito? Dio spettacolo. Ti ha fatto una domanda. Harry, signore. Harry Morgan! Gna 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 gna. Deve fare piuttosto freddo qui, Harry. Pidocchi nel letto, signore. Mi mangiano vivo. E poi i topi. I più grandi che abbia mai visto. E addirittura, ma dai su, ma non di bugie. È una prigione perfetta. Dormi bene. Ma che cazzo ordini? Cioè, questo ti ha appena detto che viene mangiato dai topi e dai blattoni schifosi. E tu che fai? Dormi bene? Ah, ma certo. Ma come no? Te credo che non dormi mai. Ho un sacco di tempo per pensare. A cosa pensi? A sto cappio. Appunto, a sto cappio, alla morte e alla mia bambina. Mo c'ha pure... Devi essere forte per lei, Ara. Ha bisogno di te. Ma se stai qua dentro... Eccolo. Cioè, non sa nemmeno che esisto. Ma che cacchio stai dicendo, dottor Walter Arts? Tu stai male. Ormai è troppo tardi per cambiare vita, Harry. Ma no, ma io non lo cambio vita, ma non... Ma non. Bisogna tornare a trovarti se non ti dispiace. Sì, signore, grazie, signore. Ma vatta a piantarsi vecchio, signore. Chiamami Walter.
Dottor Walter, hai capito? Schiavo! Oddio che spettacolo. Possiamo fare qualcosa per questi ratti? Non siamo nel terzo mondo. Vetro di loro per veleno topi. Va bene, almeno per i ratti, sai. Certo, le cose, le blatte, le cose, non ti preoccupare, lasciale lì, non è un problema, eh. Non è per niente un problema, no, ma non ti preoccupare, ma lasciale là. A seguito della recente tragedia consumatasi presso il carcere di Alchemico, gli occhi dell'opinione pubblica sono costantemente puntati su di noi. Fino a che non troveremo un sostituto permanente per il posto di amministratore legato, vorrei che fossi tu a svolgere le mansioni di cui si occupava il povero signor Wallace. Povero, mica tanto. Il tasso di suicidi è aumentato vertiginosamente nell'ultimo periodo e non è difficile comprendere il motivo. Tuttavia, abbiamo un problema più urgente di cui occuparci. Il governo ha deciso di inviarci un enorme carico di... Enorme carico? Di carico. Cioè, tu parli di umanità e poi li chiami carico. No, vabbè, allora sei te, no, ma sei te, no, tranquillo, dottore, tranquillo. Non si preoccupi, i dottori hanno bisogno di dottori, non si preoccupi, vada da un dottore. Di nuovi detenuti. Il primo arriveranno già domani, ma non disponiamo delle strutture necessarie ad accoglierli. Devi costruire un nuovo blocco di celle in grado di accogliere tutti i carcerati che arriveranno domani. Bene. Ma che bello. Wow, tutto sto papà di roba lo fa? Ho abbozzato un progetto che potrebbe permetterci di realizzare un numero di celle sufficiente per accogliere tutti i nuovi arrivati e anche una sala docce. Ma sta a te decidere se attendere a questo progetto oppure realizzare qualcosa di completamente diverso. Il mio scopo è quello di garantire il benessere di questi uomini. Costruisci un nuovo blocco di celle, poi troveremo il modo di aggiungere tale obiettivo. Perfetto! Allora, costruiamo il monoblocco nuovo. Pam. Costruiamo tutto il monoblocco, mo appena hanno finito tutto il monoblocco, facciamo la porta oggetti, porta qua. Poi facciamo materiali, pavimento, strada. Facciamo la strada così e poi così. Vai. E ok. Allora, questa porta qua adesso mi deve rimanere sempre aperta. So che magari non c'ha. No, sì, è tutto chiuso, no? Sì, è tutto chiuso. Allora me la devi lasciare così, ok. Wow, che figata, hanno messo delle sbarre qui. Una figata! Mi piace sta cosa! Ma che figo! È una figata, raga! Voi ci scherzate, ma è fighissima sta cosa delle porte così, da una parte all'altra che figo! Costruisce le necessarie da accogliere i muri. Le sto costruendo. Poi tiriamo giù un muro tutto qua. Tutto così. E facciamo tutte queste celle qua. Facciamo il vano docce. Facciamo tutto. Voglio fare tutto. Appena riusciamo voglio fare proprio tutto. Ah, arrivano 40 detenuti. Sto pure in negativo. Bello. Bello. Bellissimo. No, non mi aspettavo una cosa del genere. Ragazzi, però... bravi, va. Vado più veloce perché a me sta cosa mi sta sul caspio. Questo è stanco. Beh, che cazzo vieni a fare al lavoro? Ma non ti mettere qui, santa mia! Allora, la porta non chiusa a chiave, grazie. Che deve essere come quell'altra, se no è tutto un caspio. Ah, stanno a togliere gli alberi. Vi sbrigate? Mi fate un favore? Vi sbrigate? Materiali. Muro e mattoni. O muro e calcestruzzo. Facciamo muro e mattoni? Facciamo un muro e mattoni. Allora, muro qua. Muro qua. Muro qua. Poi muro qua. Muro qua. Cioè, guardate, io sto facendo con il mouse e loro mi vengono appresso tipo i topi nel... Che spettacolo, raga. Ma che figata! Guardate, raga, cioè io sto facendo e loro mi stanno a venire appresso. Ma è una figata. Allora, qui, 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 qui. Ma che figata. Trallallero, trallallà. Cioè io vado qui, tranquillo, no? Io sto facendo i muri, così, tranquillo. E loro mi stanno a venire appresso come se non ci fosse un domani. Cioè, ma è una cosa stupenda, raga.
qui, 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 qua, 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 qua. Poi abbiamo questo, questo, poi abbiamo questo così, ok, 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 qui, qui, qui e qui. Poi abbiamo i muri qua, 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 qua e qua. Perché attaccate ci vanno le cose, le... Che diavolo si chiamano? Le oggetti. Allora, porta. Allora, la porta me la rimette. No, quella piccola. La rimettere qua, 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 qua. Poi qui, 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 qui. Vabbè, non sto qua a dirvi qui 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 perché mi sembra una papera. Qua qua qua, qua qua qua, qui qui qui. Sto facendo il salvataggio. Bene. Qua l'avevo messa la porta? No, qua. Poi qui, qui, qui qua qua, ecco qua. Bene, poi mi servono soffioni. Uno qui, uno qui, uno qui, uno qui. Uno qui, uno qui, uno qui, uno qui. Poi me lo giri qua, qua, qua e qua, 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 qua. Poi me li metti così e vanno uno qua, uno qua, uno qua, uno qua. Poi così e va di là. Ok, perfetto, perfetto. Ok, vari soffioni messi. Poi mi serve corrente e acqua. Perfetto. Allora, corrente, corrente che prendiamo da qui e la tiriamo per lungo qua, per lungo qua e per lungo qua. Poi tubi dell'acqua che sicuramente fanno così e così. Poi uno qua, uno qua, uno qua e qui così. Qua la stessa cosa. Qua, no, 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 questo no. Ok, perfetto. Dovrebbe essere tutto perseguito da d'acqua. Più la corrente dovrebbe esserci tutta ormai. Che palle ste porte! Che gran rottura di Skokomerous. Oh. Allora, siccome tu hai bisogno di entrare qui e lì. Ah no, non c'è più bisogno. Ok. Va bene, ok, sti cazzi. Cioè... Ah, oddio, hanno fatto uscire sto tizio, non ci credo. Ok, allora adesso, in teoria, se tu mi vai meno piano, meno forte, per favore, meno veloce. Devo mettere le... isolamento, celle... Che è successo? Perché si è oscurato tutto? Ah, c'è una ridondanza. No, la devono togliere. Che cosa è successo qua? Cura detenuto. Ma che diavolo è successo qui? Ok. Quella sala là è abbastanza bruttina. Perfetto. Allora, qui dovrei aver fatto tutto. Ok, però l'unica cosa che adesso ci serve è oggetti, stanze. E dovrei mettere docce, doccia. E dovrei metterla tutta qua. Vai. Poi celle. Dove stanno le celle? Celle, 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 obbligatorio, sicurezza, infermeria. Che cazzo stanno le celle? Celle, di cosa celle? Le celle devo fare così. Una per una. Una per una, raga. Una per una. Mazza rotture palle. Tanta fortuna. Una per una così. Devo mettere ancora il letto. Devo mettere ancora il letto. Cioè, raga, qui i soldi si sprecano proprio. C'è una ridondanza di cazzo d'acqua. Devo togliere l'ondanza dell'acqua. Niente girotondi. Che sennò fa quel ticchettio con le tubature che mi dà fastidio. Ora vado a togliere. Ok. Perfetto.
Adesso, fatte le celle, dovremmo essere a 51. Allora, quell'acqua che fa così mi sta a far sbroccare le chiappe. Fermi. Questa fottuta acqua che fa così mi sta a far sbroccare le chiappe. Quindi. Però non posso levarlo. Non posso, però posso togliere questo. Ok. Smantella qui. E basta. Smantelli solo lì e mi smantelli qui. Ok, non dovrebbe più farlo dopo. Allora, andiamo a prendere. Allestisci un cortile? Anche? Cioè, anche un cortile ti devo fare. Tu stai fuori, oh. Ce l'hai qui un cazzo di cortile. Mo' devo fare pure di qua un cazzo di cortile. Vabbè, mo' lo faccio qui piccoletto, va. Non ne frega niente. Ok, vediamo un po' se dovrebbe essere. Ok, meno ridondanza e più ciclo d'acqua. Ma in teoria non dovrebbe più farlo quel tiki 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 che faceva prima, perché sennò se lo fa ancora lo devo tipo rompere e rifarlo. Allora, oggetti. Andiamo a prenderci letto, però noi mi sa che nel prossimo episodio concludiamo perché è finito il tempo. Finito il tempo, ragazzi. Ho finito il nostro bellissimo tempo. Ho sbagliato. Così, girato. Il letto va girato, scusate. Mi stavo a mettere cose di celle. Un letto storto. Quindi, noi possiamo vederci tranquillamente nel prossimo episodio, dove finiamo di costruire qui il tutto. E dove. Gira per favore. Ok. Dalla parte del muro lo vorrei mettere. Che mi pare un po' più. Ok, scarico. I scarichi vanno qua. Perfetto. Che se no mi pioggia. Mi piove. Mi piove. Mi piove dentro. Allora, poi. Gabinetto. Allora, il gabinetto lo metterei qua così. Ok. Perché poi altrimenti se lo mettiamo un po' troppo. Mettiamo davanti alla porta, uno non si può andare tranquillamente a fare un bagno, cioè non si può fare una bella cagatina tranquillo, perché la gente ti guarda, mi pare giusto. Mi pare ovvio. Ok, dovrebbero esserci anche i bagni. Per i bagni adesso c'è il problema dell'acqua. C'è il problema dell'acqua. Però qui abbiamo un tubo piccolo e uno grande. Allora, io quello che vorrei fare è passare da qui a. Da qui, scusate, a qui con tubo grande. Dare qui con tubo grande e rifornire tutti i cosi. Appena me l'hanno montati tutti, perché voglio vedere. Dove stanno dove stanno i cosi, giustamente. Vorrei controllarla sta cosa, dove stanno, perché non mi va che. Ah, certo, io stavo prendendo 300 porte, tu vai a quella chiusa. Sei proprio un coglione, guarda. Ok, porta aperta, porta aperta, porta aperta. Almeno non mi stressi più. Acqua. Ecco, lui adesso dove stai andando? Oh, che palla. Ok, allora, mentre qui ci montano sia i soffiotti che i bombolotti. Dove vanno questi, scusate, eh? Questo è ferito. Dove stanno andando sti tizi? Ma sono già arrivati i cosi? Sono già arrivati i detenuti? Scherziamo, vero? Stiamo scherzando, vero? Io non ho fatto neanche le tubature, ma no, ma non esiste. Allora, facciamo così. Portiamo il tubo grande fino a qua. E poi il tubo grande fino a qua. Poi prendiamo questo piccolo e uniamo qua, qua e tutta questa fila. Perfetto, e fino a qua. Poi tutta sta fila fino a qua e tutto questo pezzo fino a qua. Poi tutta sta fila fino a qua. E
e tutta sta fila qua. Poi ovviamente c'è anche qua e c'è anche di qua, e non dimentichiamoci qua. Perfetto, dovremmo esserci, dovrei esserci. Ok ragazzi, io salvo la partita perché mi pare giusto. Salva campagna YouTube, salva. Ok, e noi ci vediamo in un prossimo episodio, con sempre qui con il nostro bellissimo Prison Architect. La mappa è diventata gigantesca, porca vacca che figata, con un sacco di cosi, guarda quanti. Ok, noi ci vediamo in un prossimo episodio, come sempre sono io, ciao a tutti.